È morta Bianca Guidetti Serra, avvocato, ex partigiana, era stata consigliere comunale deputata, tante le sue battaglie, dalla tutela dei minori alla difesa delle donne e del lavoro. Il cordoglio del Presidente della Repubblica Napolitano. Partigiana, avvocato, consigliera comunale e deputata, Bianca Guidetti Serra è mancata questa mattina, 95 anni, nella sua casa di Torino. Domani pomeriggio in comune sarà allestita la Camera Ardente. La commemorazione civile è prevista per le 13 di giovedì, sempre in comune. Alle 14.30 il funerale al cimitero monumentale. Tanti i messaggi di cordoglio, a partire da quello del Presidente della Repubblica Napolitano, Battista Gardoncini. Una vita piena quella di Bianca Guidetti Serra, una vita vissuta intensamente con un unico filo conduttore: difendere i deboli, le minoranze, gli sfruttati, difenderli in tribunale in primo luogo nella sua attività di avvocato attento ai problemi del mondo del lavoro, dei diritti civili, della famiglia e anche nelle istituzioni come consigliere comunale a Torino e deputata tra l'87 e il 90. Bianca Guidetti Serra era nata nel 1919, studiò al D'Azeglio dove conobbe il futuro marito Alberto Salmoni, fu attiva nella Resistenza dove organizzò i gruppi di difesa della donna, diffuse la stampa clandestina, aiutò gli ebrei. Nel 1947 divenne avvocato penalista, una scelta non scontata, nel foro torinese dell'epoca le donne erano appena 6 su 800. Innumerevoli le cause che la videro protagonista: il processo per le schedature illegali dei dipendenti Fiat, quelli per la banda Cavallero, per l'amianto alla Eternit, per l'IPCA di Cerie, mai fredda e distaccata. Sì, ci ho creduto molto nel mio mestiere, sì. Anche se con tutti i difetti, non dico mica che sia stata un principe del foro, per carità, no? Ma mi piaceva proprio stare a sentire quando c'era qualcuno, diceva guarda se non è possibile, può. Ecco, le cose che si possono aggiustare. L'impegno era per lei una ragione di vita. Attiva nel PC fino ai fatti d'Ungheria del 56, non rinunciò a combattere le sue battaglie come indipendente, prima in DP e poi nel PDS. Ma non si trovava a suo agio nelle aule consigliari, come racconta lei stessa nel libro Bianca la Rossa, scritto con Santina Mobiglia e pubblicato da Einaudi. Preferiva le battaglie civili. Rileggerlo oggi è un bel modo per ricordarla.